Come sappiamo, per il passivo l'italiano ricorre alla forma perifrastica, cioè formata da più elementi. Questi sono l'infinito del verbo essere e il participio passato del verbo in questione, ad esempio essere mangiato o essere bevuto. Il latino invece utilizza il suffisso ri, che nella prima, seconda e quarta coniugazione si aggiunge al tema verbale, legandosi alla vocale tematica.